di Luigi's Mansion 3. Cioè, sono Allora, io mi 40 minuti di sento, roba, fammi quindi aggiornare. è tanta roba. 40 minuti sono tanti. L'ultima Ah, volta che sì, abbiamo perché fatto quasi 40 20, minuti scusami. era. L'ultima volta che Allora. abbiamo fatto 40 minuti era il direct Era delle 3, l'E3, no? sì. Sapete Bello cosa non ho grosso fatto comunque. io? Cosa? Non ho preso da bere. E Sei io stupido, ho vai a detto, prendere. io dopo la live di Monster Hunter, ho detto, dai, mi prendo una birra così me la bevo durante il direct. È Ragazzi, finita. la birra. No, io se mi permettete, devo un attimo prendermi dell'acqua, arrivo Sì, subito. guarda, io ti permetto, ma con riserva. Faccio uno scorreggio mentre me ne vado, va bene. No! Quanti minuti vi dà di timer? 7:51, 50, Sei 49. avanti di 10 secondi. Meglio. Bastardo. Ah! Provo Sì! a Mi refresh. piace il ciao, Bello. Mel! Comunque, ok, Ciao, no, Mel. la chat non la sta inquadrando, giusto? Tra l'altro, questo è. No, non lo so. Eh? Tra l'altro, questo è il layout che Ok. ho usato per le conferenze dell'E3. Ho solo tolto il simbolino, Incredibile. il logo È gi giusto così. dell'Uni3. Perché noi lavoriamo, Per voi, però vabbè. mica troppo, cioè, Mob il giusto. Psycho, benvenuto! Ciao Mob Psycho, Benvenuto! benvenuto. Ciao Ciao, Luke! ciao, ciao. Ciao Mel! Ciao Ciao Luke. amici Ah, Luke. incredibili! Cercello Discuterò fa mentre schifo, ma copio. conferma la grande Luke! Non mi carica più la. Mentre copio le versioni di Greco e latino. Ah, le copi, complimenti! Poi finisci come Copi, me, bene, l'ho fatto eh? sempre Io anch'io. vado a chiamare la denuncia. Poi Ma no, finisci Mel, come me un casino, ovviamente. Mel. Te dico, Mel, non è l'ultima bello finire come fare. dado. Anch'io ho copiato le versioni di greco e di latino. Finisci Perché ho disoccupato, fatto. alcolizzato, un No, sacco di finisce a 22 anni cose. al liceo. Ho fatto anche il classico. So cosa si prova ad avere le versioni. So cosa si prova ad avere a portata di mano splashati. Ma per questo, visto che ti voglio anche metto dei consigli. Se copi le versioni da uno di questi siti loschi, ricordati sempre di studiare la traduzione e di vedere, Mai. guardando il testo che dovresti Non aver tradotto farlo. te. Come Non farlo. funziona? Ti voglio copiare Così il capisci messaggio. comunque le locuzioni e come funziona. Non Scopri serve gli un esami cazzo, lascia orali, stare. Isa. Praticamente devi fingere la cacarella. Vai al cesso, prendi il telefono, velocissima e chiedi Ah, va aiuto a bene, Google. Ciao Mel. Ciao, Darko! Dark. Chiedi... Agli esami Allora, orali tu gli vai fai ok Agli Google, come passare l'esame orale. Lui te lo dice. esami orali vai dalla Ciao, professoressa e gli fai. Fabio! Hai Ciao, postato Fabio! cringe. Hai postato cringe. Ciao Anche Muffin! Muffin! Muffin, mi dispiace che ormai Quanta sei gente, Muffin. quanta gente. Boh, io non mi ricordo. Non ho la chat, sono stupido, Sì, è vero. sei stupido. Comunque non è Perché non ho la vero. chat? Perché sei stupido. Perché ho la batteria al 20%, ecco perché. But the sun don't sound Sebastian is far too hot Just for enough for me. Guardate, questa è una me. pratica prolunga perché Sì. la presa è lì, quindi tu la prolunga, eh? La evochi su una Mac. Come? Vaffanculo, vai. Ah, prolunga Ma infatti, se vedi, prolunga il drago, è molto lungo rispetto a Shenron. Esattamente, perché serviva proprio per venire appicciato e poter attaccare meglio Shenron. Luke, io non mi vanterei di Come? averla capita, sinceramente, però fai un po' come ti Marco, pare. sai Io l'ho perché capito. prolunga? Sai perché prolunga è più grande di Shenron? Airu? Dimmi. Io non ho capito, l'ho tutto, sai perché nì, No, Shenron. io l'ho capito. Forse è perché. Ah, e che ha Boh. detto? Sai Sai perché? perché prolunga è più grande di Shenron? Perché? Non lo dico. Io non ho capito. Infatti neanche io, non so. Volevo vedere fino a dove arrivavo, Esatto. infatti. Comunque io già mi immagino che faranno vedere il nuovo DLC di Fortnite. Sì, Io l'hanno mi tolgo la annunciato. vita, in quel caso non. No, allora, secondo me fanno vedere quello che già sappiamo. Luigi's Mansion è spada e Pokémon, scudo sì. per boh, un quarto d'ora a Sì. testa. No, Forse quarto d'ora a Luigi's testa, Mansion ma un sei po' meno. scemo. No, anche perché di Un Pokémon c'è quarto altro nulla d'ora, da dire. 10 minuti Tipo come un comunque. quarto d'ora di trailer, cos'è? Ti fanno vedere tutto Ciao il Mob gioco. Ma Psycho, non per Santi, forza, hai non per ricordi di me, forza. sono i piedi Pietro. Ah. Un'amica, un'amica. Amica. Comunque, sì, Ok, vedi quanta comunque, gnagna. Ormai ero guarda gnagna. cos'è che stavo dicendo? Stavo per bestemmiare fortissimo. Però in questa chat annunciano il ban di Corrin su Smash, ma solo perché non sapete giocare. Sono perché. Joeri, Cosa ciao, non stavo ti avevo dicendo? riconosciuto. Cosa stavo dicendo? Non lo so. Vabbè, tipo 10 minuti di roba su Pokémon, 5 minuti di trailer.
non è che fanno 15 minuti di trailer, fanno poi un po', deve parlare Masuda lì. Sì, ma... poi Luigi's Mansion, una cosa simile, sai, non so. Posso tirarla su pesa? A pesa, a pesa, a pesa. Vai. Non ho mai più di Monolith. Così? Può darsi, però non lo so. Io ve lo dico, parlano del porting di Phantasy Star 2 su Switch. Magari. Mai. Magari. Sì, ma guarda che sarebbe molto figo. Guarda, ma sì, ma Phantasy Star sullo Switch non penso. Ci starebbe, no. Però. Sarebbe figo. Infatti, sì, ma invece potrebbe stare. Dove è pesante? Invece potrebbe... Senti, se ci gira Zelda... Io ti ricordo su Switch The Witcher 3 comunque sia, eh. Ma a parte The Witcher 3, che per quanto come, faccia come schifo The Witcher, cioè comunque gira, comunque, quindi può girare. Madonna. Potrebbe girare anche Phantasy Star Online. Sì, guarda. Ma sembra brutto poi. Guarda che secondo me non credo. È più pesante di Zelda Phantasy Star. Non lo so. Vabbè, dipende tutto da come ottimizzato. Conta l'online. Conta online, no, Marco, sì. Non vuol dire un cazzo. Zelda è un first party. Sì. Quindi ci spendono quello che devono no, spendere. Quindi conoscono bene il... Anche, sì, anche conoscono il software. L'architettura e conoscono bene... Tutto, quello sì. E stavo dicendo, forse un minimo di Animal Crossing? Sì, un minimo. Vabbè, anche più di un minimo. Sì. Perché... No, non comunque... è che non si sa niente, perché alle 3 ci sono state tipo 2 ore di... Alle 3 hanno fatto il Treehouse, hanno fatto sì, vedere un po'. Sì, al Treehouse ne parlano però... tantissimo. Comunque... al grande pubblico, perché il Treehouse l'hanno visto 2 persone minimo, cioè nel sì, senso no, il Treehouse comunque trailer, non lo guardi novità eccetera, magari con roba sì, dove qualcosina roba per pulire l'occhiale, anche perché Animal Crossing mi pare che esca tra a qualcosa marzo. Come 7 mesi l'alzati un pelino dice Mello non posso ecco quindi non puoi no vado ficcati il microfono qui nel... tipo qua direttamente nel buco sì sì no fai il buco qui ce lo ficchi dentro. Provo a alzare questo che sta facendo Airo, perché ovviamente non lo vedo, io vedo il Nintendo Direct, vedo la mia webcam e vedo la chat. Sì, no, bravo Marco. Bravo, ma mi sa si è abbassato il volume da Windows. Adesso metto anche Airo, non so come, ma metto sei anche un antiprofessionale. Ok, ora dovreste sentirmi un po' più alto. Bravo Mardado. Bravo Mardado. Hai okay. Laggato fortissimo. Sabato. Dai. No, comunque datemi sempre feedback sugli audio. Ora tra l'altro sarà un casino con il direct, perché l'audio direct, sì. Devo andare alla check. Vabbè, quando parte andrà. Siamo sul canale di Nintendo Italia, tra l'altro, sì. Quindi sì. Saranno sottotitoli. Ciao, sì, Control M. Che altro chiede? Per me è Fabio. Per me sì, è Taichi. Sì, dai, è Taichi. Dai, dai. Cos'altro? Vabbè, Animal Crossing, altri 2 giochi, forse qualche indie, un minimo di hype per Link's Awakening che esce tra 2 settimane. È vero? Sì, ma di Link's cioè, Awakening... Cioè, proprio un minimo, proprio di... E ehi, no, tra 2 settimane esce. Secondo voi dobbiamo mettere intanto hype per quello che accadrà mercoledì prossimo? Sì, ma non è il momento adesso, no. Perché fra 8 secondi inizia il direct. Ok, niente. Mercoledì prossimo live con i Control 5, M, e poi vi diremo i dettagli. 4, 3, 1, 2, Peggy 18, 1, zit. Peggy 18, via. Mornix! Mornix, grazie mille. Non sono né peladro né sborrosamente. Che... Ah, Overwatch. Overwatch su Switch. Okay. E si, cioè, si sapeva dai rumor abbastanza insistenti. No, Metroid di sicuro no, Mel, sono all'inizio dello sviluppo. Non posso non farti vedere nulla. Vabbè, spero facciano anche vedere poco, insomma, di oro. Prima vedo anche abbastanza. Sì, magari qualche bonus. Sì, qualche skin originale. A tema Nintendo, tipo. A tema Nintendo. Come fatto per Rocket League. Esatto. Datemi feedback su volumi, un ragazzi. Un po' di giocare? Ah, che figata, comunque c'è sensore di movimento per la ruota di... Scomodissimi sensori di movimento proprio per Overwatch. Sì. Ma penso solamente per la rotobomba, non per... No, l'hanno fatto vedere anche... Sì, per mirare. Forse anche per mirare. Scomodissimo. Beh, da vedere. Beh, un Bayonetta potrebbe esserci. 15 ottobre. Ok. Ok, non lo prenderò. Ecco, dicessero, ehi, se ce l'hai su computer, te lo diamo. Minasan,
Ciao. Minasan. Ciao Takashi. Benvenuto. Salutiamo Takashi, ci segue sempre. Sì, ci segue sempre. Ci segue, senti, ci stavano troppe scie in giro. 15 ottobre. Ragazzi, i volumi vanno bene. Primo gruppo di novità riguardanti Nintendo Switch. Faranno anche qualche pippone sullo Switch Lite. Subito Luigi. Ciao Marinix. Ciao Marinix. Where every floor has a distinct theme unlike any other. Case in point, Tomb Suites. I mean, a pyramid inside a hotel? Spettacolo. Guess we should expect some mummies. Harsh sands, and booby traps. As oh, perfetto, sono... Well, there's a disco floor, a pirate-themed restaurant. You get the idea. May not be the beh, vedi che hotel comunque. But there's a rogues gallery of bosses to check out before you, well, che spettacolo quello che deve essere. Speaking of amenities, step right ai minigiochi. All new attraction, Scream Park. In this party mode, there's a Luigi team and a Guigi team. One Nintendo Switch system, 2 to 8 players can battle it out. See which team can defeat the most ghosts. Collect the most coins by piloting floaties with the Poltergeist G00 and break the most targets. Hey, even Luigi needs a break sometimes. Luigi's Mansion 3 opens its doors on October 31st. Sembra interessante anche se. Halloween. SMT 5, cos'è SMT? Se più anti in mezzo. No, l'ho detto Upside. Ah, no, Kirby. Kirby, vediamo un po'. We're calling it Super Kirby Clash. Super Kirby Clash. Questo è nuovo, no? L'ho mai fatto vedere. Mai fatto vedere, no? Collectively, you and your team. Ah, Shin Megami Tensei. Non mi sono mai avvicinato alla saga. Get your weapons, get your gear, and get ready. Some mighty tough enemies await. There are more than 100 quests. Non saprei se non fa una puttanata. Sure you have the right job. No, ci sta come party game. Un po' tanto simile uno con l'altro, però. Cioè, sì, sconfiggi solo i boss. Appunto. Però. Via local wireless. Or even play online. Dipende anche a quanto costano. Esatto. Non lo metteranno mai a prezzo pieno di un gioco. Io pensavo fosse gratis. Chissà. When Super Kirby Clash launches shortly after the presentation. And hey, it's free to start. Ah, è gratis, dai, si porta in live questo. Ah, si porta in live, sì. Ottimo. Trials of Mana, l'hanno già annunciato alle 3. Trials of Mana, sì. After 25 years, fans of the Mana series. E questo no, però remake in HD. Remake in HD non mi ricordo se l'hanno annunciato. Non mi ricordo. Sicuro facciamo il porting dei vecchi, sì. Che già ci stanno in realtà. Sì, l'avevano annunciato il porting in HD. Guarda che bello. Quanto giapponese. This interference will not be forgotten. As each character advances, they'll have the opportunity to. Oh no, Airu. Allowing them to learn stronger special moves and spells. Airu. Lo sta dicendo di prendere Luigi's Mansion 3. Sì. When picking your class to change your character's appearance and abilities. Ah, può essere Mel. Oh, il demone capra. Including jumping and combo attacks for. Però dai, che figata. Once again, the wheels of fate are beginning. Sono io, oh no. Che bello. 24 aprile. Faccio tempo a mettere da parte i soldi quasi, guarda. Dai. Anche perché ragazzi ci sono talmente tanta roba che voglio comprare ultimamente, pochissimi soldi. C'è un DLC per il sequel. Only to wash up 4 years later in Falmouth, England with no sign of survivors. The fate of the crew remains unknown. As an insurance investigator for the East India Company, you must board the ship. Questo qui dovrebbe essere interessantissimo il gioco. Sì. Your analysis were che è uscito tipo 1 o 2 anni fa il primo. No. Già sentito. Witness each soul's last moment. Queste parole però. Explore the ship. Be parole. Observe the situation and record your logical deductions. Without you, the true tale will never be told. Fresco io. What brought the Oberdin to such an end? Cioè, veramente è un cluedo molto grande. È un... Little by little,
investigativo, sì. Sì. Però sembra davvero una figata. Hai Sarah, dice Mob Psycho. Return of the Oberdin arrives on Nintendo Switch in autumn 2019. Autunno? No, non ho sentito. Che ti saluta Sara. Questa qui è la nuova IP di Game Freak. Project Town, Little Town Hero. Prendo la live perché si è rincoglionito tutto qua. Questo ma sembra interessante, aspettate. One day, there suddenly appeared a giant monster. To defend the townspeople, one boy named Axe will stand up to face it. And the only weapons he'll need are ideas. But to win one of these battles, you must know when to use them. Strategy is everything. Ce la fa Game Freak a non fare un JRPG? During battle, you can move around to garner support. Non sembra facile, però. No. Take advantage to gain the advantage. Ah, non è un sequel, dicono contro M, quello di... Io ho letto di Orde Robbe. And almost all the music in the game was composto dal creatore di Undertale. Ah, mica male, eh? Sì. Mica male. 16 ottobre. Fra un cazzo esce. Sì, tra un mese. Esce fra un mese e hanno appena annunciato il nome del gioco. Che prima era Project Town. Smash. Vabbè, sono cosa, Banjo-Kazooie. Sì. Però secondo me annunciano anche un nuovo personaggio. C'è la data di uscita di Banjo-Kazooie. Ok. 5 settembre. Oggi. Domani. No, no, oggi, oggi. Adesso. Ok. Grazie Sakurai. Fanno vedere il prossimo, mi sa. Haha, scherzo. Ok. But first, ecco, vedi i nuovi DLC. Che sono i personaggi coi picchiaduro, se i rumori sono corretti, no? Ah sì? Vediamo un po'. Tipo era una sigla il nome, non mi ricordo come si chiami. Neo Geo. Sì. Madò che ricordi sul mame. Cazzo. Sì, erano veri rumor comunque. Sì. L'invito di Smash fatto. Sì, con la grafica del Neo Geo. A 16 bit. Che spettacolo. Sì. Però. Sarà chi un... Chi se l'incula? Chi se l'incula, sì. Però, boh, magari sono... Magari sono PG buoni, nel senso. Sì, no, quello sì, ma chi se l'incula. Beh, magari... Cioè, io ad esempio non ho mai giocato questi giochi, comunque... No, neanche io, questi qua no. Poi magari anche chi è curioso, i collezionisti. Ma quello sì, chi ha comprato il Season Pass comunque sia ce l'ha. Cazzo, però. Anche. Cazzo. Poi rivederli fatti col modello 3D dopo anche quanti anni sono passati. Era 91. Ci sta. Cazzo. Novembre 2019. Voilà, guarda che resta. No, in development. Oh. Dai. Hanno annunciato questo qui, ah, ne manca un altro. Ok. Sì, manca un altro. Un attimo, ragazzi, ho visto quell'X, ho pensato ad Hunter Hunter. Per un attimo ho fatto cosa? Novembre 2019. Ok. Bene, anche tra troppo. No, infatti. Manca l'ultimo. Terry Bogard from Fatal Fury is joining the battle. Terry Bogard. Sono impazziti. Perché? Guardate adesso. Ma perché ci spoileri? Cazzo. Non spoilerarci, cazzo. Questo sta avanti, non lo so. Ah, quindi era una cazza. Sì, non sono mai 5, quindi. Hanno visto, ne hanno venduti parecchie, quindi ha fatto, va bene. Airo, ti immagini un attimo la faccia di Sakurai.
Do not ask me for anything ever again. 最後に告知されたさらなる追加ファイターについての詳細は後日改めてお伝えします。 OK、 引き続き guarda l'avevo detto seguino su seguino su Sakurai. Oh ecco Awakening. Ah, io non spoilerare cazzo, non so quanto sono avanti. Tanto, almeno 10 secondi. Allora sto zitto, aspetto che parliate voi prima. Grazie. Face a series of puzzling tasks. Perché c'era Kirby? Escape Kohol and Island before its mysteries get the best of it. You can place chambers earned on your adventure to arrange your own dungeons. Add in plus effects that alter chambers. Ok, sì, la creazione si sapeva già dalle 3, no? Amiibo compatibili. Era prevedibile. Come? Be ready. No, chat. 20 settembre, va bene. Amiibo will be available that same day. Pre-order it from Nintendo eShop now. Earn double gold points. No, grazie. You know the hero's might. Dragon Quest Super Smash Brothers Ultimate. Now join his adventure. Ah, beh, DLC di Smash. Ah no, proprio il gioco. Quanto è bella questa musica. Sì. È il gioco che esce. Sì, sì. È già uscito, mi sa. Mi sa di sì, o comunque, sai? Manca pochissimo. Cioè, è già uscito su PS4. Questo qui è il remake per Switch. Sì, è cosa, no? Esce a fine settembre questo qui, sì. È l'11. Mm-hmm. 11S. Sì, sì, l'11S, sì, che è per Switch, sì. Tra l'altro puoi usare anche cosa? Puoi usare quello di dell'otto. Mm-hmm. Come skin. C'era come skin, sì. 27 settembre, ok. Va bene, lo accetto. Pure qua dovrebbero essere tanti soldi da spendere. Sì. Until then, ah, c'è la demo. You can prepare for your adventure with the free demo on Nintendo eShop. Va bene. Non male. Ok. Una volta che guardo un Nintendo Direct mi prende la tristezza per i soldi. Fire Emblem arriva a Tokyo. Fanno... Ah, ok, fanno il remake di Tokyo Mirror Session. Il porting. Era su Wii U. Era su Wii U e lo porta. Ma sembra nuovo, però. Cioè, sembra un sequel comunque. Comunque sì. Non mi pare. Dal titolo non mi pare. Non lo sapevo mica, cioè non conoscevo proprio, hanno chiesto Shin Megami Tensei prima e è arrivato più o meno, cioè, lì. Il gameplay è molto persona, ho visto. Mm-hmm. Ci sta, non lo conoscevo per niente. Ah, era un bel gioco, una di quelle perle su Wii U che nessuno ha mai giocato perché nessuno ha mai avuto un Wii U. Io conosco di un mio amico comunque che si è il porting. Be sure to check out the other new features from the new story elements to the characters in battle for the first time. Hey, is that Tiki? Sì, ma che cazzo sto vedendo, però scusate. 17 gennaio 2020. You can preload it from Nintendo eShop shortly. Ah, preload per scaricarlo a gennaio, che cazzo mi serve, scusate. Welcome back to where nothing is what it seems. Nothing's what it seems to be. I'm a replica, I'm a replica. Che è? Non lo so. Questo gioco qui non dico nulla, però cioè non sembra un gioco da Switch da quello che ho visto fino. Cioè è molto maturo. Che vuol dire? Si vede che Nintendo si sta... No, dico Nintendo si sta molto spostando su. Ma non è Nintendo, è il third party. Sì, però già il fatto che li accetta giochi simili. Se accetta giochi come Dark Souls. Appunto, si vede che con Switch sta facendo un po' più. Si sta facendo più lavoro sulle terze parti. Sì, sì. Quello sì. Deadly Premonition 2, a blessing in disguise, boggles and beguiles on Nintendo Switch. Ah, ne approfitto per dirvi che ci sarà una nuova serie su, da parte mia su Blair Witch, visto che sta su sull'Xbox Game Pass. Shortly after this presentation. Divinity Original Sin 2 Definitive Edition is finally coming to Nintendo. Questo è interessante. Ad averci soldi. Esattamente. Questo non me l'aspettavo. Anche perché ho un bel po' che voglio giocarlo, Dead Sin. Se Dead Sin Divinity Original Sin. L'ho visto proprio prima su PS4 che l'hanno offerto. Cazzo. E questo è interessante, sì. E sarebbe interessante anche portarlo in live, anche su PC. Sì.
Anche perché massimo 4 giocatori, quindi... è diventata aperta Switch di Sony, ma perché Sony se lo può permettere di non esserlo, Nintendo non più, purtroppo. Servizio di cloud condiviso fra Steam e Nintendo euro. Switch. Boh, cazzo. C'è il cross save. È il cross save però, se non è crossplay, c'è solo il comunque... Cioè sì, chi sì, ha tipo 300 ore su Steam. Sì sì, no, ci sta, non so. Mettessero anche crossplay. Guarda che figata. Ma perché quello... Che cazzo, ma ha loopato, non ho capito. Sì. Ok. So ad essere io. And now for a message from Bethesda. Bethesda? Doom? Hey Nintendo fans, Pete Hines from Bethesda. On behalf of everyone at id Software, I'm excited to announce something really cool that we have coming to Nintendo Switch Skyrim later 2. This year. I'm sure many of you have fond memories of spending countless hours playing your favorite games Doom 64. On Nintendo 64. Well, this year is the 25th anniversary of Doom, one of the most popular first-person shooter franchises ever. Si sapeva anche questo. Si sapeva? Nei leak non li ho visti. Sì, dai rumor si sapeva. For the first time since its original release in 1997, Doom 64 will be officially available. Bisogna vedere anche quanto lo faranno costare, però non più di 10 euro. Speriamo. Ti preoccupare. Or if you're a newcomer, experience the retro first-person shooter that helped make Doom. Le host di Doom, che roba che sono. Spettacolo. Ma se lei ha un nome di Bethesda, puoi darmi i soldi per cosa? Per cosa? 22 novembre. Adesso prendo la chitarra, la drop e comincio a suonare Repent Here. Cosa sei? Ah, dall'Aires, quelli di... quelli di Smite. Io dell'Aires purtroppo non mi fido, però guardandolo... Non più. Guardandolo, non dico nulla di male. Dopo che mi hanno fottuto completamente Smite, non mi fido più. Mi tengo... Non dico nulla. Non mi sembra... Sembra abbastanza anonimo. Non c'è niente di più. Sarà free. Conoscendo l'Aires. Sì, Paladins free, Smite free. L'Aires non ha mai fatto giochi a pagamento. Skins, in-game events, and more. When Rogue Company sneaks up on Nintendo Switch in 2020. Non sarà mai così in game. Mm. Ah, ti dico che è spesso una Bethesda nella video, ok. Seguiva. Series 完全新作. Pocket Monster. Oh, scappata scudo. Shield. Sordo, Shield. Un po' di luce sulla prossima avventura Pokémon. Dai. Dai. Pokémon Sword and Pokémon Shield take place in the Galar region, a scenic land where people and Pokémon work together toward a prosperous future. Among them, you'll encounter new Pokémon and meet new people throughout your adventure. Today, we'll cover four features you can look forward to. Aia. Cosa? First, customizing your look. Me, mi sono fottuto delle cuffie. Again, the latest entry in the series lets you pick your outfit. Cazzo. This time, visto che la maglietta di Arcanine, but a wide variety, including outerwear and gloves. Wow. Plus, you can change your hairstyle. Okay. Or put on a little makeup. Okay. There's a lot more to becoming a champion than simply honing your battle skills. You've got to look the part. Beh, se a livello di storia c'entra un second, Pokémon campeggio. E già si rumoreggiava. Through the Galar region, you can camp anytime at Pokémon Camp. The Pippo. Oh, The Pippo. The Pippo ha regalato l'abbonamento a Muffin. Muffin, ma grazie The Pippo. Grazie The Pippo e benvenuto Muffin. E benvenuto Muffin. They'll also improve in battle. Non è arrivato l'alert però. Peccato. Sì, ho sentito il rumore. Io no. You can visit other players' camps too. Feel free to bring along one of your Pokémon and hang out with up to 3 other players. Guarda che bello, che scorbanni. We definitely recommend interacting. Ragazzi, se fanno vedere le evoluzioni degli starter, svengo qua. Le fanno, non lo faranno mai vedere. Le fanno vedere. Sì, dici. Pokémon Camp is also il riso. A place to cook up a dish that is very popular in the Galar region. Il curry. Curry on rice.
Che bello curriolo. Sì, le sarcicce. Ultimately depends on which berries and other tanti pianti di me che palle. Me la meriti la sub, ma sì che te la meriti muffin. Ma sai che te la meriti muffin. Già che il fatto che sei sono 4 giorni che ci segui, sei in live, seguito ogni live, non so parlare. No. Più di 100 tipi di cibo, diventato Zelda. No. The goal to master the art of curry. Che cazzo era quello? No, Pokémon. Ma è terribile. Ma no, è un Pokémon teiera. Vabbè, siamo in Inghilterra, scusami. Ho capito, però. Che è tipo psico folletto. Its body is made of tea. Perfino farvi assaggiare un sorso di tè. Oh no. Sesso tra umani e Pokémon. Cramorant. Ok. Beh, acqua volante. Sì. È il Pelipper della generazione. Sì. Ci sta. Ah, sono io. Watch as it rises from the water, along with the catch in its mouth. If it takes damage in this, ma c'è un pesce in bocca. Sì. È bellissimo. At the attacker. Ma è geniale. Ma è geniale. Ma è una cosa geniale. Mi ha lanciato in faccia un pesce. Sì, ma è una cosa geniale a livello di gameplay. E ha fatto proprio. Pokémon Sword and Pokémon Shield will launch on Nintendo Switch November 15. Secondo me ora c'è un trailer. Ikaga deshita ka? Silvante è carino. Marco, ma dove sei? Non mi vede. Oh no. Sate, Nintendo Switch Online no seishiki service ga. Nintendo, oh, occhio che magari danno roba in più per lo Switch Online. Nintendo Switch Online deva kore made samazamana service o teikyou shite maerimashita. Marco, non ti vedo. Soste, con la un altro libro di giochi, zitti tutti. Oh! Nintendo Switch Online. Era ora, cazzo. Super Famicom de hatsubai sareta samazama na taitoru o Nintendo Switch de otanashimi itadakeru you ni narimasu. Era cazzo di ora. Konkai ga hajimete no ishoku to naru Wild Tracks mo fukumaremasu. Mochiron Joy-Con o suwake shite no taisen kyoryoku player ya friend to no online play o tanoshimu koto ga arimasu. Quando ci sono spaccato con questo qui sul GBA. Nomo hajime kara tsuite imasu. Soshite saisho ni haishin sareru taitoru. Sì, esatto, Fabio. Se avete Prime c'è un anno di Switch Online. Asu 9 6 kara haishin. Marco, che cazzo fai con la web? Mata kongo no taitoru tsuika ni tsukimashite wa futeiki de okonau yotei desu. Nintendo Switch Online ni kanyu sarete ireba muryou de otanoshimi itadakemasu node zehi otaitemi kudasai. Post, libreria dello SNES. Sì, sì, lo sappiamo, Fabio. E il controller. Ma ci sa se voi non mi sto presentando? Nintendo Switch Online senyono controller mo atsubai itashimasu. Pokémon Regina. Pro controller no yoni USB cable de okonaimasu. Kono controller wa figo però. Nintendo Switch Online. Ok, adesso figo però. Hanbai itashimasu. Kuwashii jōhou wa website de. Mi sentite? Sì, Marco. コージと同じコントローラーで遊んでみるのはいかがでしょうか? Nintendo Switch のヘッドラインです。Che figata, l'ho visto adesso. Sure, you know Tetris, but can you survive this? Nintendo Switch Online members, the large-scale puzzle battle game Tetris 99 is getting a free update. Tetris 99 Invictus is here. And not for the fan. Aspetta, cosa state vedendo voi? Tetris 99. Ok. Che cazzo mi. Can you survive against the best of the best? Un attimo, refreshare. Well, good luck. Un po' più avanti rispetto. We're also adding in daily missions for some added challenges. Missioni giornaliere su Tetris 99. You can acquire tickets in exchange for a variety of custom themes. Sweet. Non ha perché? È vero, non è apparsa l'alert. Grazie, Fabio. In a vast array of new player icons too. Ah. Grazie Fabio. Grazie, non funzionano le alert. Grazie mille. A parte adesso. Ah no, Bob Psycho, il follow di Musaico. Grazie un sacco. Grazie mille Fabio. Senti la colonna sonora. No, ma non appare neanche in negli eventi recenti. Tetris 99
will be available fisico. September 20th. Mario and Sonic are ma adesso fisico non ti faccio pure gratis Mario c'è. And Sonic at the Olympic Games has become a tradition of its own. This time there are more than 20 events including the 100 meter karate, football, skateboarding, rugby sevens. Che però come party game potrebbe essere interessante da portare, eh? Sì, costasse 20 euro, sì. Non 60. Badminton. Cazzo, questo è, figo, è fighissimo però. Ah, sì. Ha un botto di sport. C'è la pallavolo in 8 bit. Cazzo. On top of that, there are new minigames, unlockable characters, and a story mode in which è un gioco vero, quindi c'è anche la storia. Dr. Eggman must escape from a game based on the Olympic Games Tokyo 1964. Mica male. Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 will go for the gold on November 8th. C'è ancora 13 minuti di live di Direct. Sooner than you think. Demo di Machina. The free demo version Ex Machina prologue demo will be la demo col prologo, una seconda demo quindi. In this prologue, you'll man your arsenal through the beginning of the game and all of your progress can carry over to the full game. Vabbè. If you've never played an action shooter game like this before and you're wondering what non mi ha convinto troppo della demo, this is the perfect time to take one for a test drive. A key feature of this demo is the co-op mode for up to 4 players. Ooh. And we're happy to report that it can be played via local wireless. So, gather your friends and make the bosses feel like the little guys. The full game will also support online play. Be ready by customizing your arsenal and honing your skills on missions. What hides beneath your arsenal's armor? A god or a demon? Daemon X Machina will be ready for action September 13th. Quanto edgy la presentazione però. Abbastanza. A Star Wars classic so fun, it's back for more. Cosa? Kyle Katarn, agent of the New Republic. Ma c'è una cosa, quello che giocava Luca. Ma c'è una cosa, quello che giocava Luca. Jedi 2, sì. Non è quello di Luca comunque. Blaster in hand. Questo è un action. Sì, Luca ha giocato Jedi Knight. No. Ho giocato Jedi Knight, sì. The full single player experience non mi sembra almeno. Jedi Knight 2, sì, Jedi sì, Outcast sì. Is coming to Nintendo Switch September 24th. We've got new details on some upcoming games. Fanno la carrellata e poi fanno la bomba finale. You are Geralt of Rivia, mercenary monster. Vabbè, si sapeva. Current contract, tracking down a living weapon known as the Child of Prophecy. You'll have a whole world to explore, at home and on the go, when The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition comes to Nintendo Switch on October 15th. And all downloadable content and story expansions are along for the ride. Con tutti i DLC. Become the most feared pirate in the Caribbean in Assassin's Creed 4 Black Flag. Then transform into the ultimate assassin hunter in davvero? Creed Black Flag con i spin-off. Games for one great value. With all past DLC. Ma perché tutti quanti vuole Black Flag? Perché è uscito anche il 3, i due più brutti. To Nintendo Switch in Assassin's Creed the Rebel Collection. Battle for survival at the edge of a savage frontier in Dauntless. The online free to play action RPG Dauntless. Whether you're a veteran looking to take a disponibile vuol dire una sega. Or ready to forge your legacy, you'll hone your skills, craft and customize hundreds of gear options, and team up with other slayers to take down boss-sized behemoths. As you can see, the folks at Phoenix Labs are adding loads of new content in anticipation of the game's launch on Nintendo Crossplay, Switch. Crossplay, vabbè. And there's plenty more on the horizon. Tanto non ci si gioca. No. Open your calendar. More games are on the way. Un'altra carrellata. Nino Kuni. Ok, Farming Simulator. La Stance 2020. Dai che in realtà qualche live su Just Dance vorrei portarvelo, ma che ce l'ho. Diverti. Mi tengo in forma. Ma che cazzo, vaffanculo. Farmi il simulator. Nino Kuni. NBA, vabbè, con la grafica downgradata a merda. È vero, The Pippo ha preso già Stanzione 19. Call of Cthulhu? È vero. Call of Cthulhu è interessante. The Pippo, lo portiamo insieme, ti sfido. Lo giochiamo insieme? Si può fare... No. No, peccato.
Nei io una volta che non c'ho i miei lo porto. Lo porto Mi crei due in che senso? Ma perché tra tutti quanti proprio il 2? Cioè, portare la collection? Io non l'ho capito, mettete il 3 al massimo, il 2. Hai capito? Deve evitare, però. Manca ancora 10 minuti. Animal Crossing, aveva ragione Airo. 改めてご紹介する映像をご用意しましたので ご覧ください Sembra ieri che streamavamo le tre, porca puttana. È vero. Che stavo in piena sessione d'esame, mi svegliavo tipo alle tre per vedere le... Video promozionale. Io non vedo l'ora per sto Sì, gioco. Anch'io, tantissimo. Madonna. Solo a guardare sto trailer mi sta venendo. Mm-hmm. Con l'ora che ci ho passato su quell'altro. Thank you for choosing the Deserted Island Getaway Package. A laid-back, relaxing time in a haven of nature awaits. For you and the other folks participating in the Getaway Package, the time's come to get into the groove of Deserted Island life. It may be a deserted island, but the resident services building at its center is here to support your needs, so there's nothing to worry about. For starters, we'll provide you with a tent. Please select the spot where you'd okay. like it set up. Oh, and there's something else. We'd like to offer you an original Nook Inc. Nook Phone. This sarà visto nel Treehouse. Pre-installed with a variety of apps for all your deserted island needs, including recipes for crafting tools and furniture. Let's start by crafting an axe. We're going to need some materials, like branches and stones. Then we'll head to resident services and use the workbench. Nicely done. You can use ora che approfondiscono un pochino il gameplay di Animal Crossing in generale. Like this. Che spettacolo, però. Sì. Su Animal Crossing è una cosa simile, era l'unica cosa che mancava. Esatto. Madonna. Feel free to place furniture inside or outside. Hanno ripreso la cosa del gioco per telefono di arredare anche fuori. You can fine-tune the arrangement so that the decor expresses your style, and you can fully enjoy the deserted island life. Guarda le foglie che si muovono col vento, Airo. Here we sell tools and furniture. È spettacolare. Sì. Cioè, questo qui è Day One per forza. Sì. Ci passo la mia vita. Assolutamente. In addition to the usual in-game currency bells, you can also earn Nook Miles through the Nook Mileage program. You okay. can exchange your miles for special items and recipes. Sono tipo le... comporti e porti con questo. Sono tipo le missioni settimanali. There are many ways to experience the joys of life. Purtroppo so che non è il mio tipo di gioco questo. Solo perché non ci ha giocato insieme a qualcuno. Catch some bugs. Non lo so, cioè non sono giochi. And pick them to make a garland. Non so neanche se definirlo survival in realtà, però non è survival Animal Crossing, dove... gestionale, come vuoi chiamarlo, comunque non mi sono mai divertito. A nutritious snack will help you shovel up a tree in no time. Cosa? Somewhere else to change things up in that corner of the island. È fortissimo. Ha venduto l'erba, l'ho visto. Cioè, soltanto il trailer mette una calma assurda. Sì. Io non so immaginare giocare sto gioco. Sì. Madonna. And enough wind to shake the trees. Depending on the time of day and the season, you'll encounter different creatures to catch too. Sociable types who live together on the same island can play simultaneously, up to four players at a time on one system. We hope you enjoy living together and working together in the same space. With a local wireless or internet connection, you can travel to another player's island for a total of 8 players in one visit. Non è male, prima era 4. The whole scene feels meant to be.
Why not snap a photo with everyone and make it a lasting memory? How's deserted island life looking? What we've shown you here today is truly just the beginning. There's so much more waiting to be discovered. So many activities, animals to encounter, and more calling to you from the island. Poi da tempi di Wild World su DS we che mi ci chiudo, quindi... to experience the Nook Inc. Deserted Island Getaway Package. Esce a marzo. Mm-hmm. Marzo. Vado. Mancano 3 minuti, c'è la bomba finale, dai. 発売までもう少しだけお時間をいただきますが、楽しみにお待ちください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。 Ti prego. Ti prego. Stiamo scherzando, Xenoblade! Stiamo scherzando il porting di Xenoblade su Switch! Stiamo scherzando! Cioè, ragazzi, a me viene da piangere solo con questo OST qua. Io non posso spendere altri soldi, come si fa? Do you wish to change it? No, 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 no! Io bestemmio. Senti, porca puttana! Senti l'OST. Wow. Porca puttana. Porca puttana. 2020. Day One. Non mi frega un cazzo, ho già giocato su Wii. Ciao Aisid. Grazie mille Aisid, benvenuti. Giusto alla fine sei arrivato. Madonna ragazzi, è la bomba. C'è ancora 2 minuti però ragazzi, che fanno? No, era l'ultimo video. Fanno vedere porca puttana ragazzi. Okay. Porca puttana ragazzi, Xenoblade. L'ho detto di Monolith comunque. Sì, è vero. Hai detto però 9P. Hai detto 9P. Sì, però. Ok, non ci interessa. Beh, Banjo-Kazooie. Quindi... Peggy 12. Intanto metto Airu. Così lo vedo. Ciao Airu. Cioè, è stato molto tranquillo come direct. E poi è arrivato Poi è arrivato Xenoblade. Però mi vai a mettere Xenoblade, che è un gioco che se vuoi recuperarti o ti compri una Wii o ti prendi il New 3DS che è più morto della Wii. Sì, ma poi sì. È castatissimo su New 3DS. Sì, però cioè, vuoi mettere a giocarti Xenoblade sul Wii, porca puttana, io bestemmio adesso. Ciao ragazzi, noi comunque sia siamo ai saluti, ora si fa due considerazioni. Sì. Poi hai un microfono. Ma devo dire non c'è stata quasi nessuna bomba praticamente, no, tranne appunto Xenoblade. Tranne Xenoblade solo, perché io ti giuro se non li hai mai giocato, okay, te le devi prendere a day one. Xenoblade anch'io, io sto giocando l'ho giocato su Wii anni or sono, ma veramente poco, solo che ci ho sempre voluto giocare, solo che su Wii non potrei neanche più adesso. Io lo comprai su Wii, dove c'è anche il 2, c'è anche il DLC del 2. Porca puttana, tutta la serie. Cosa? Che succede? Cosa? Che succede? Era il coso. Non mi fanno gli alert. Ho sentito. Ha detto, beh, che dire, non possono fare un direct così tranquillo. E poi la bomba, dice Mel. Mel, ti ridò i punti, poi ricordamelo. Perché non si è sentito. Uh-huh. Ma io l'ho sentito, ma si è sentito anche in live, in realtà. No. Non ho niente da dire. Se non siamo in 21, tra l'altro, ragazzi. Sì, è arrivato il raidone di Aisid, tra l'altro, grazie di ancora. Grazie ancora, grazie. Dicevo, se... Non vi siete mai giocati più a Xenoblade, io vi giuro. No, infatti devo recuperare. È devastante. Poi anche su Switch... Che io mi ero comprato la special con il controller rosso, con il pro controller rosso, che tra l'altro ancora ho. Malissimo. Porca puttana.
E per tutto il resto... sommato è stato un direct molto tranquillo. Molto... Però hanno fatto vedere, nel senso, due Pokémon nuovi ci sta. No, poi ti fatto vedere che si può cucinare. Un Pokémon nuovo abbastanza interessante. Cioè, alla fine è stato un direct che integra quello delle tre. È stata una precisazione sul direct delle tre, nient'altro. Sì, abbastanza. Sì, più Xen. Ma anche perché... Forse mi aspettavo anche qualcosa di Zelda. No, Zelda non ne parlerà. Un minimo. Fino al prossime tre non c'hai niente. Sì, no, di Zelda non diranno forse, più nulla. Forse al prossime tre c'hai il titolo, ma nient'altro. Ma secondo me manco al prossime tre. Sì, conta che non devono rifare l'engine da zero come prima. Lo so, però, boh. Non lo so. Al prossime tre ci sarà qualcosa. Esce 2021. È un evento creato dalla comunità? Cosa? Il Pokémon nuovo, dice. Ah sì? Non lo sapevo. Comunque ci stava come dare. Ci stava molto tranquillo, stava. Non era la solita bomba che abbiamo avuto. È volato, cioè, per me è stata una bomba al cuore, perché Xenoblade ci ha lasciato tante di quelle lacrime che Xenoblade ci sta molto. Per me che non l'ho mai giocato è interessante, perché appunto volevo... Te le devi prendere a Day One. Sì, con Io che non l'ho giocato, vedendo il trailer mi è venuto un... I brividi sulla sentita. Era anche molto bello il trailer. Cioè, a sentire la OST, ho brividi, ragazzi. Mm-hmm, sì. Nulla. Poi che dire? Vabbè, hanno fatto vedere un po' di... stesso engine, quello che ho detto, Mel. Utilizzano lo stesso engine per Breath of the Wild 2, e quindi... Sì, per forza, non avrebbe senso fare niente. Perché non sarebbe una follia ricrearlo. Quindi i tempi di sviluppo sono... poi... tagliati non nettamente. Non c'è neanche bisogno, esatto. No. Va benissimo quello di Breath of the Wild. Amici, non ho nient'altro da dire. Voi avete qualche precisazione? No, infatti... assolutamente no. Io sarei in chiusura. Ma l'hanno fatto... Se, vabbè, vi porteremo il gioco di Kirby neanche troppe volte. Insomma, un massimo di live. Poi vediamo se ci piace. Vabbè, ora non salta la conclusione. Sì. Vediamo come gioco. Shalamel. Poi... beh, Pokémon Spada e Scudo, lo sapete che lo portiamo. Sì, assolutamente sì, quello... Link's Awakening. Ci stiamo facendo i magheggi per pagarlo 20 euro in meno, quindi... Link's Awakening, se riesco a prendermelo, ve lo porto dal Day One. A posto. Se riesco a prendermelo. Nient'altro. Io devo Animal Crossing a marzo, per forza. Animal Crossing, non interessa. Sì. Fanno le live di 4 ore, dalle 2 di pomeriggio alle 8. Dai, sono 6, non sono 4. Va bene, ho fatto l'alberghiere, non sa contare, quindi... No, ma è normale, scusa, tu quando prendi le uova, prendi il pacco, lo sbatti. Infatti ricordiamo, tutto. Ragazzi, che Airu, infatti, in questo stesso ragionamento, ha fatto un chilo di pasta invece di 100 grammi. Sì, infatti sono disoccupato, vorrei precisare. Oh no. Vabbè, chiudiamo la base, che devo andare a fare la cacca. Dado è mutato, quindi chiudiamo noi. E non possiamo chiudere? Vabbè, lui chiude, però noi parliamo. Ok, noi salutiamo. Sì. Vi ringrazio, vi ricordo che sono in live ogni sera dalle 22 alle 23. Io spero che Dado sia, perché io faccio una figura di merda che mi alzo scorreggio di segno. Buonanotte ragazzi, ciao, io adesso non so chi c'è, saluto, però magari siamo qui perché Dado non chiude. Ciao, Dado chiudi per favore.